Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao ragazzi, dal vostro amico Bruce. Guardate qui che gioiellino, non la vedevo da 2 anni, eh? Non la vedevo dalla fiera di Milano Auto Classica. Dell'anno scorso, era di 2 anni fa. 2 anni fa, mi ricordavo bene. Guardate questa Honda Z600 del 1972. Io vado fuori di testa per questi oggettini qua, perché chi arriva a collezionare, a comprarsi un oggetto del genere, per me gode dello stesso rispetto di chi si compra, ciao, bellissima, di chi si compra una Porsche, un'Alfa. Cioè, queste sono proprio chicche da esperto. Io questa macchina l'avevo notata, esposta a Milano Auto Classica, e poi l'ha comprato un mio amico. Guardate che gioiellino, guardate che gioiellino, guardate anche gli interni, che belli. La macchina è stata riverniciata completamente, ci sono tutte le foto, segna 55.000 km. E praticamente è stata completamente riverniciata. Macchina sana, macchina bella, monta un bicilindrico. Ma guardate che belli particolari, i dettagli della linea. Macchina è piccolissima, eh? Cioè è la risposta, diciamo, giapponese alla 127, potremmo dire, no? Alla 127. Come si chiama l'evoluzione della 500? Dio, c'è un lapsus, 126. Guardate, guardate tutti i suoi pezzi originali, come si evince qui dalla luce, da come è stato un po' riparato il paraurti, deve aver preso nel corso della sua vita un piccolissimo urto da città, niente di che. La vernice è molto bella, adesso è un po' sporca la macchina, ma è veramente super super in ordine. Questa, pensate, era di un politico. Ma poi altra cosa bella, sì, bravo, che ci sono i libretti dei tagliandi, il kit delle chiavi originali, insomma, una bella capsula del tempo. Guardate anche i Pirelli, questi qua sono P3 se non mi ricordo male, sì. Cerchi da 10 della Melber, un giallo stupendo. Ecco, vedete come poi si può anche riuscire a fare degli ottimi acquisti mettendo sul piatto delle cifre che non sono esigue, perché questa non l'hanno regalata. Però questo diventa collezionismo fuori dagli schemi, il collezionismo che piace a me. Comprate ciò che vi piace e non ciò che necessariamente tutti reputano bello. Con questo è tutto, si è incastrato il gimbal, ma noi ci siamo. Siamo sempre qua. Oggi una bella chicchetta solo per voi della pagina Bruce Garage, del canale Bruce Garage. Guardate che dettagli, guardate che belli. 1972. Ma guardate che bravi anche nel rifare proprio le decalcomanie giuste, il logo Z. Spettacolo, spettacolo a Milano. Ciao ragazzi, il gimbal mi lascia, ma noi ci siamo. Ciao dal vostro amico Bruce. Ciao, adesso la caricano e la spostano.